Allora, iniziamo subito di cosa si parla. Sistemi elettorali. Quando pensiamo al sistema elettorale, la prima cosa che ci viene in mente ovviamente è un modo per assegnare, non so, seggi, cariche con delle elezioni, ma in realtà dietro questa parola non c'è soltanto questo. Per esempio, siamo, che ne so, in una commissione, dobbiamo scegliere un candidato. Quello che dobbiamo fare è decidere in che modo questo candidato viene scelto. Dietro a questo c'è quello che per noi sarà un sistema elettorale. Io, come diciamo, attività di ricerca, non mi occupo di queste cose, però è parecchio che leggo, mi interesso di queste questioni, e il motivo nasce diversi anni fa. Stavo guardando il telegiornale con mia figlia, che a quei tempi aveva 5-6 anni, e in quel momento una delle cose che andava parecchio nella discussione politica in Italia verteva sulla scelta del sistema elettorale. E mia figlia, che appunto a quei tempi era piccolina, disse: "Ma perché si discute tanto di questa roba? Che ci vuole? Si vota e chi prende più voti vince." E in effetti, dietro a questa osservazione, c'è l'idea che più o meno tutti quanti abbiamo, e cioè che la democrazia sia una cosa sostanzialmente semplice: si vota e l'esito è abbastanza chiaro. Quindi il discutere del sistema elettorale sembra per larga parte una cosa vuota. In realtà, dietro ai sistemi elettorali ci sono delle questioni estremamente complicate, e se c'è un settore, diciamo, della matematica pieno di paradossi è quello dei sistemi elettorali, specialmente di questi tempi dove cercano magari di farci credere che ci sia un modo facile per gestire la democrazia, diciamo, dal basso. Forse vedere quanto sia delicata la questione dei sistemi elettorali potrebbe essere una buona cosa, se non altro per recepire con un po' di criterio questi input che ci vengono dati. Allora, iniziamo subito con una prima cosa, che è il primo problema con cui ci si deve scontrare quando si parla di sistemi elettorali. E vedremo nella prima parte di questa chiacchierata sistemi elettorali dove ci sono almeno tre candidati, perché tre, diciamo, quando si passa la soglia di due iniziano i problemi. Con due i problemi sono minori, ma ce ne sono, quindi li vedremo alla fine. Abbiamo almeno tre candidati e non parliamo di elezioni, ma parliamo di una cosa più divertente, dove andiamo in vacanza. Allora, abbiamo tre amici, abbiamo scelto tre nomi di fantasia: Luigi, Matteo, Silvio, e tre persone devono decidere dove fare un viaggio la prossima estate. Se hanno delle preferenze, eccole qua. Luigi preferisce l'Australia, poi il Brasile, poi il Canada. Invece Matteo preferirebbe il Brasile, Canada e Australia. E Silvio di cosa preferisce. E come vedete non c'è un accordo su niente. Bisogna in qualche maniera trovare un sistema per eleggere quale sarà la destinazione di questa estate. E allora, come si fa? Silvio dice: "Facciamo così. Intanto scegliamo tra Australia e Brasile." E allora viene cancellato il Canada, si guarda un po' e vedete, una volta cancellato il Canada, tra Australia e Brasile vince l'Australia. Quindi dopo questa prima votazione l'Australia sopravvive, e dopodiché si cancella il Brasile, rimangono Australia e Canada, che entra in gioco, e come vedete adesso, cancellando il Brasile, vince il Canada. E quindi si decide, si va in Canada. Però se qualcosa che non funziona, Luigi dice: "Ma aspettate un attimo, facciamo le cose in un'altra maniera. Votiamo tra Brasile e Canada prima, e poi vediamo che succede." Beh, se votiamo tra Brasile e Canada, vince Brasile. A quel punto il Brasile passa il primo turno, lo scontriamo con l'Australia e vince l'Australia. Tra l'altro, se guardate, prima il Canada era la prima scelta di Silvio, che ha gestito la votazione,
opzione, e adesso invece dice l'Australia che è la prima scelta di Luigi. Ora vi lascio immaginare se fosse Matteo a decidere come votare, cosa succederebbe. Insomma, se decide cosa fare Matteo, saperà fuori che il Brasile è il vincitore. Cos'è successo? Ecco qua. Abbiamo appena visto quello che è noto a tutti quelli che si occupano di queste cose, come il paradosso di Condorcet. Quando avete queste preferenze cicliche, e se vogliamo decidere qual è la scelta migliore, e lo facciamo in questa maniera, quindi scontrando due di queste e scontrando quella rimasta con la vincente, succede esattamente questo. A seconda di come decidiamo di scontrare queste scelte, vince una o l'altra. Questo vi fa, per esempio, intanto il nome del paradosso di Condorcet deriva da questa persona, questo, il primo a metterlo in evidenza. Il paradosso di Condorcet vi fa capire, per esempio, perché delle volte, quando, che ne so, si insedia un'assemblea, c'è una certa si cerca spesso di avere la presidenza. La presidenza, per esempio, è quella che decide come si fanno le votazioni. Allora, se la votazione era tra quelle tre destinazioni, a seconda di chi presideva l'assemblea, Silvio, Matteo o Luigi, cambiava la destinazione. Quindi la presidenza di un'assemblea non è soltanto una carica onorifica, è qualcosa che può cambiare l'esito di una votazione. Tra l'altro, se pensate a un'assemblea politica dove i gruppi votano sostanzialmente secondo le direttive del loro partito, è facile sapere come vanno le cose. E quindi è abbastanza facile dirigere la votazione verso l'esito che si preferisce. Allora, vediamo un altro esempio. Questo che abbiamo visto è un esempio abbastanza semplice, ne vediamo uno un po' più elaborato, che metterà in evidenza un'altra cosa abbastanza paradossale. Pensiamo all'elezione di un direttore di dipartimento. Qui Antonella è una esperta quanto me, ma qui abbiamo un dipartimento piccolino, ci sono 15 persone, bisogna eleggere il nuovo direttore e ci sono tre candidati. C'è la professoressa A, poi c'è il professor B e infine c'è il professor C, che è l'odiato professor C perché non sta simpatico davvero a nessuno. Si è presentato, ma non c'è nessuno in quel dipartimento che vorrebbe il professor C come presidente. Allora, dopo la questione è delicata, si decide di usare un metodo che è abbastanza interessante, perché è un metodo che sembra essere piuttosto delicato, nel senso che sembra rispecchiare in maniera più precisa la volontà degli elettori. Ed è il metodo di Borda. In questo caso, tanto Borda era questo signore, come funziona? Abbiamo tre candidati. Allora, ogni elettore può fare questo, li mette in fila, al primo candidato assegna 3 punti. Al secondo ne assegna 2 e al terzo ne assegna 1. Dopodiché si fa la somma e quello che prende più voti vince. Allora qui, come il dipartimento è piccolino, si sa come vanno le cose. Ci sono 7 persone che preferiscono A, poi B e ovviamente C, lo devono mettere ma non gli piace, e poi ce ne 7 che preferiscono B, poi A e poi C, e ce n'è una che preferisce C, poi A e poi B. Possiamo immaginare chi sia questo elettore che mette C al primo posto, e quindi la gente si conosce, sa come vanno le cose e si può fare neanche un exit poll, si può già calcolare l'esito dell'elezione, che sarebbe, questi qua sono quelli che abbiamo detto prima, questo qua ovviamente sa il professor C. Allora, in questa maniera le 7 persone che sono rappresentate dalla prima serie di preferenze, cosa fanno? Assegnano 3 punti al candidato A, poi 2 punti al candidato B e 1 punto al candidato C. In totale,
A prenderebbe 3 punti, 3 per 7, 21 punti da quelli della prima lista. Dalla seconda lista cosa succede? Ci sono 7 persone che mettono A al secondo posto. Quindi queste 7 persone quanti punti danno ad A? E al secondo posto ognuno di questi ne dà 2. Quindi dalla seconda colonna A prenderebbe 14 punti. E nell'ultima colonna un altro 2 punti. Quindi A in totale prenderebbe 37 punti. Invece B ne prenderebbe 36. Calcolando allo stesso modo, dalla prima colonna B è piazzato per secondo, quindi prende 14 punti, 21 nella seconda, così via. Quindi in questa maniera vincerebbe B. E allora i sostenitori di B sono disperati, dicono: ma per un solo punto il nostro candidato non ce la fa, però sono professori universitari, quindi sono molto furbi, esclusi presente. E cosa succede? Se poi C lo mettiamo tanto per fare i conti, ma come vedete C non ha nessuna speranza di essere eletto, del resto non è molto simpatico il dibattimento. Allora, che cosa fanno quelli che preferiscono B? Fanno questa inversione. Dicono: aspetta un po', a me interessa che venga eletto B. Allora scambiamo l'ordine tra A e C, perché in questa maniera cosa succede? Portando A nell'ultimo posto, tutte queste persone ad A quanti punti danno? Invece che darne 2, ne danno 1. E quindi, in questa maniera, A crolla a 70 e quindi B vince con distacco questa volta, 36. Però, come si diceva prima, i professori universitari sono furbi e non è che quelli che vogliono eleggere B fanno sta roba e quelli che vogliono eleggere A dormono. Capiscono quello che succede e dicono: vabbè, siamo mica felici. Fanno la stessa cosa anche loro. Prendono B e da secondo lo piazzano in fondo. E in questa maniera si ritorna al punto di prima. A torna a 30 e B scende a 29. Sfortunatamente C arriva a 31 e quindi alla fine viene eletto C, che era il candidato odiato da tutti quanti. Allora, questo è un esempio di voto strategico. È un altro dei paradossi che succedono quando ci sono sistemi elettorali come il sistema di Borda che permettono questo che viene chiamato appunto voto strategico. Il voto strategico che cos'è? È quello che abbiamo appena visto, ovvero votiamo contro una nostra convinzione per favorire il nostro per fare salire B nella lista. I suoi sostenitori cosa hanno fatto? Anche se a C non lo sopportano, lo hanno messo prima di A, perché in questa maniera sfavoriscono il diretto concorrente e quindi pensavano di riuscire a fare eleggere B. Invece il voto strategico può avere queste conseguenze del tutto inaspettate. Questi sono appunto due dei primi paradossi che si incontrano. Allora, diamo un'occhiata a qualche sistema elettorale, alcuni tra quelli che elencherò li conoscete bene, altri invece probabilmente no. Ma il primo, la maggioranza, è quella a cui siamo abituati tutti quanti. Funziona benissimo quando abbiamo due scelte, votiamo quella che ha il maggior numero di voti vince. Però quando le scelte sono più di due, come vedremo, non funziona così bene. Il doppio turno, anche questo lo conosciamo abbastanza bene perché viene praticato. Adesso, che ne so, quando si eleggono i sindaci, almeno in comuni abbastanza grandi, c'è il doppio turno. Questo invece è un metodo che probabilmente non conoscete, il metodo di Hart, che è un metodo che viene usato. Vediamo, il metodo di Borda è quello che abbiamo visto. L'abbiamo visto per tre candidati, al primo diamo 3 punti, al secondo 2, al terzo 1. Se i candidati sono, che ne so, 10, al primo diamo 10 punti, al secondo 9 e così via. E poi c'è un ultimo metodo, che è il metodo di Condorcet, che è un metodo che non funziona quasi mai. Adesso vediamo un po'. La maggioranza, diamo un attimo un'occhiata per vedere come vanno le cose. Abbiamo detto, chi prende più voti vince. Esempio. 1000 elettori, 3 candidati. Oh, la distribuzione dei voti è questa, no?
abbiamo 350 persone che preferiscono A, poi B, poi C, e io adesso. Ma se guardiamo la maggioranza, quello che conta non è di questa lista, è soltanto quello che c'è in cima. E quindi vedete, A è preferito da 350 persone, gli altri da 324 e 326. E quindi alla fine sarà A a vincere. Eccolo qua. Però dobbiamo chiederci, è quello che è venuto fuori con la maggioranza, ma è davvero la scelta giusta? Cioè, abbiamo scelto il candidato migliore. Una elezione dovrebbe darci un risultato, cioè la cosa preferita dalla popolazione degli elettori. Diamo un'occhiata alla tabella. Guardate, A è messo in rosso, è in fondo. E ci sono 650 persone su 1000 che A proprio non lo reggono, tra i candidati e l'ultimo. Invece, se volessimo fare qualcosa, come dire, un po' più a metà, B non è che dispiaccia a tanti. C'è un certo gruppo di persone che lo mette in cima e i rimanenti lo piazzano per secondo. Quindi abbiamo eletto con maggioranza il candidato A, che sembra quello meno gradito in generale. Se avessimo scelto qualcosa, come dire, siamo andati un po' sul meglio, forse B poteva essere meglio. Però le regole si scelgono all'inizio e l'elezione si fa con quelle. Con maggioranza viene fuori A. Doppio turno, abbiamo detto come funziona, l'ho anche scritto, si fa una prima elezione, e si scremano quasi tutti i candidati, rimangono i primi due, e dopodiché si fa una seconda elezione, un ballottaggio, e vince chi tra questi due ha il numero maggiore di voti. E vabbè, sì, si eleggono i sindaci in Italia in questa maniera, le presidenziali francesi si fanno in questa maniera, e ce ne sono parecchie altre. Poi vedremo in seguito un esempio. Il metodo di Haar è interessante. È un metodo, una sorta di ballottaggi continui. Come funziona? Intanto questo è la persona che lo ha pensato, è un politico inglese, e intanto a ogni elettore viene chiesta una lista completa di preferenze. Quindi se ho 10 candidati devo elencare in che modo li preferisco. Dopodiché si guardano queste liste e prima di tutto si guarda la cima, cioè i candidati preferiti. Si guarda qual è il candidato che compare meno volte in cima, cioè qual è il candidato che meno persone preferiscono come candidato da eleggere. Bene, questo candidato viene scartato. A questo punto, se prima avevamo 10 candidati, ne abbiamo 9, si prendono le liste, si cancella quello che è stato eliminato e si fa lo stesso discorso. Piano piano ne resta uno solo. Quindi è una sorta di ballottaggio. Vediamo qui, la situazione è sempre quella di prima, 1000 elettori. Allora, prima di tutto si guarda la cima di queste liste. Come vedete, A viene preferito da 350 persone, C da 326 e il B soltanto da 324. Quindi, secondo il metodo di Haar, questo è il candidato che deve essere scartato. Lo vediamo di torno, eccolo qua. La nuova tabella senza quel candidato, e a questo punto vedete C ha parecchi voti, ne ha 650 di A, e vince C. Allora vedete già la stessa distribuzione di voti rispetto a prima, maggioranza, cambiamo metodo, vince una persona differente. Questo metodo, finalmente secondo sé, non è un metodo teorico, viene usato sul serio. Per esempio, il presidente indiano viene eletto in questa maniera dal Parlamento indiano. Il Parlamento indiano, l'elezione del presidente viene fatta con questo metodo e viene usato in diverse altre situazioni, quindi non è un artificio teorico, è qualcosa che viene usato sul serio. Il metodo di Condorcet è quello che non funziona quasi mai, e abbiamo visto all'inizio il metodo di Condorcet
consiste in questo: prendete tutti i candidati e li scontrate uno a uno. E vince, se possibile, il candidato che vince tutti questi scontri. Questo candidato potrebbe non esserci. L'abbiamo visto prima quando si decideva dove andare in vacanza. Potevate scontrare, ne so, Brasile e Canada, Canada e non mi ricordo che cosa c'era. Non vinceva nessuno, cioè non ce n'era uno che vincesse tutti quanti. Però se c'è un vincitore, quello che si chiama il vincitore di Condorcet, si potrebbe pensare che sia un candidato estremamente forte, perché scontrato con qualsiasi altro candidato le vince tutto. Ok, allora abbiamo dato un'occhiata a questi metodi e adesso vediamo questi metodi in pratica. L'esempio è questo qui: abbiamo un certo numero di elettori, abbiamo 5 candidati A, B, C, D, E, queste sono le preferenze. Nella prima colonna ci sono 36 persone che hanno quella lista di preferenze, nella seconda 24 che hanno quella, eccetera, eccetera. E adesso vediamo cosa succede tenendo fisso il profilo elettorale, cioè questo, e cambiando le regole. Cambiamo il sistema elettorale. Siamo. Maggioranza. Maggioranza cosa vuol dire? Non mi interessa la lista, mi interessa quello che c'è in cima. Quindi chi prende più voti, insomma dal secondo posto in poi non li conto, chi prende più voti vince. Quindi soltanto la riga segnata in rosso è importante. Si fanno un po' di conti, si guarda, facendo le somme, A è il candidato che prende più voti, 36. Quindi con maggioranza, se si elegge il candidato con maggioranza, vince A. Ok? Doppio turno. Allora, qui abbiamo un passo in più, guardiamo chi sono i migliori due, scartiamo tutti gli altri e poi scontriamo questi due. Se guardiamo i migliori due, c'è A, e poi chi è il prossimo? D, perché prende 24 voti. Quindi il ballottaggio tra questi due. Tutti gli altri si levano di torno. Quindi quelli segnati in verde devono sparire, eccoli qua, quindi questa è la tabella che rimane. Ed ora guardiamo in questa tabella chi prende il maggior numero di voti, A36, D74. Quindi se usiamo il doppio turno, mentre prima vinceva A, adesso vince D con 74 voti, quindi vince nettamente. Bene. Metodo di A. Ricordiamolo, si guarda chi prende meno voti, lo si leva di torno, poi si fa la stessa roba con quelli che rimangono e così via. Quindi guardiamo la riga in cima e quello che prende meno voti è C. Quindi C va levato di torno, eccolo qua, lo eliminiamo, quindi abbiamo una tabella un po' più piccola, guardiamo sempre in cima. Vediamo un po', adesso è E che viene eliminato, a 18 voti. Via E. Eccolo qua. Rimangono A, B e D, 36, 42, 32, D va eliminato. E quindi A e B rimangono. Come vedete B sul class A. Quindi alla fine, con il metodo di AR, B è il vincitore. Metodo di Borda. Con Borda come funziona? Qui abbiamo 5 candidati, quindi al primo 5 punti, al secondo 4, al terzo 3 e così via. Qua c'è da fare un po' di conti. E vabbè, per A, B e C li ho fatti. Per D proviamo a vedere come funziona. Allora, nella prima colonna B è in fondo. Quindi queste 36 persone a B segnano un punto, eccolo lì. Nella seconda colonna invece D è in cima, quindi ci sono 24 persone che al candidato D assegnano 5 punti, eccoli là. E poi nella terza colonna D è al secondo posto e quindi tutte quelle persone gli danno 4 punti e poi si continua così. Alla fine D prende 312 voti e ne prende 382 e quindi alla fine vincerete.
C'è un altro metodo che abbiamo detto non funziona quasi mai, con Dorsè. Vediamo un po', scontriamo A e C, quindi cancelliamo tutto quello che non è A e non è C, abbiamo questo, riportiamo un po', guardiamo un po' i voti, e vedete che C è quasi sempre sopra A, e facendo le somme C vince contro A. Facciamo la stessa cosa contro B, perché C ha già vinto uno scontro, stessa roba, e si vede che C vince contro B, che senza tediarvi troppo a lungo, C le vince tutte. Quindi C, secondo quello che ho detto prima, sembra un candidato molto forte, perché quando lo scontrate con tutti gli altri candidati, vince lui. E quindi è un vincitore di Condorcet, siamo in un caso in cui Condorcet ci dà un vincitore. E quindi, insomma, abbiamo visto un caso abbastanza semplice in cui abbiamo 5 candidati, facciamo elezioni con 5 metodi diversi e abbiamo 5 vincitori diversi. Insomma, c'è da restare abbastanza sorpresi di questa cosa. Quello che abbiamo visto non è un esempio costruito ad arte, è purtroppo la norma. Nel senso che se iniziate a studiare sistemi elettorali, vi accorgete molto facilmente che l'esito di un'elezione è in grandissima parte dovuto al sistema elettorale che avete scelto. Questo esempio non è che sia stato è stato costruito chiaramente in modo da essere facile da capire, ma in un certo senso, scegliendo un profilo elettorale casuale, questo è quello che succede. E cioè che cambiando il sistema elettorale cambia radicalmente l'elettorato. Vabbè, allora, questo era tanto per farci capire che la discussione sui sistemi elettorali in un certo senso ha ragione d'essere. Bisogna capire qual è la ragione che c'è dietro. Di questi tempi, dato che abbiamo a disposizione delle statistiche piuttosto precise, non è così impensabile che uno possa architettare un sistema elettorale che favorisca la sua parte allo stato delle cose. La cosa che è più difficile da pensare è che tra il tempo in cui lo architettate e quando lo metto in pratica le cose non siano cambiate. Quindi, allora, vediamo un po' come i matematici hanno affrontato, molto vagamente, questa questione dei sistemi elettorali. Un sistema elettorale che cos'è? Beh, è così astrattamente, è qualcosa che prende in input tutte le preferenze dei vari elettori e ci deve sparare una sorta di preferenza generale. Quindi quello che si parla è questo, si chiamano scelte sociali. Per chi appunto ha già visto il concetto di funzione, quindi penso tutti quanti, una scelta sociale è una funzione che prende in input una in genere enorme lista di preferenze e come output ci dà una lista unica, quella che si chiama appunto la scelta sociale. Ora, quando parliamo di scelte sociali, quindi di sistemi elettorali, quello che possiamo pensare, quello che hanno fatto i matematici, è questo. Selezioniamo dei criteri, delle proprietà che secondo noi una scelta sociale dovrebbe avere e vediamo se ci sono scelte sociali di quel genere e se ce ne sono, cerchiamo di capire come. Allora, quali sono le proprietà che vorremmo da una scelta sociale? Ce ne sono tantissime, e quello di cui vorrei sapere, voglio parlare di due di queste. La prima, attenzione, è quella che si chiama criterio di Pareto, che come vedremo è un criterio estremamente ragionevole ed è dovuto a un italiano, Vilfredo Pareto, che era ingegnere, sociologo, matematico, eccetera, eccetera.
cosa ci dice il criterio di Pareto? Detto anche il criterio di unanimità. È una cosa su cui penso tutti quanti siamo d'accordo. Diciamo che nella lista delle preferenze tutti quanti preferiscono A a B. Ok, cosa ci aspettiamo nella scelta sociale? Cioè, fate le elezioni, cosa ci aspettiamo tra A e B? Cosa ci aspettiamo nella lista finale? Beh, se tutti quanti diciamo che A è meglio di B, una scelta sociale fatta a modino ci dovrebbe dire che A è preferito a B. Bene, questo è il criterio di Pareto. Quando costruiamo, pensiamo a una scelta sociale, un sistema elettorale, una delle prerogative che possiamo cercare è questa, che questa scelta sociale soddisfi il criterio di unanimità di Pareto. È una cosa su cui penso tutti quanti siamo d'accordo. Cioè, sarebbe assurdo che tutti preferiamo A a B, facciamo le elezioni e alla fine B vince rispetto a A. Un'altra cosa che sembra abbastanza ragionevole e sottolineo sembra è quest'altra proprietà che si chiama monotonicità. È un po' più difficile da spiegare, ma non troppo, spero. L1, L2, LN sono le preferenze degli elettori, quindi l'elettore 1 ha una sua lista, che chiamiamo L1, quindi quando la apre c'è un certo candidato in cima e poi scendere, e poi l'elettore 2 ha una lista L2, e anche lì sono questi candidati messi in fila, e facciamo finta di fare le elezioni con questa lista di preferenze, e salta fuori che il candidato che vince è il signor A. Poi però, nel tempo, questi elettori cambiano un po' di idee. Ma come? La lista del primo elettore da L1 diventa M1, è un'altra lista, quindi le cose sono cambiate, e lo stesso per gli altri. Però c'è una cosa che non è cambiata, e cioè la posizione del candidato A rispetto a tutti gli altri candidati. Cioè, nel passare dalla prima serie di preferenze alla seconda, cosa è successo? Se nella prima serie di preferenze io preferivo A a B, allora anche nella seconda lo preferisco. Magari questi candidati si sono spostati. A magari prima era in cima, ora l'ho abbassato. Ma se prima per me A era meglio di B, lo è anche dopo. Allora si dice che la scelta sociale è monotona se in questa situazione viene eletto A di nuovo. Insomma, la monotonicità cosa ci dice? Che se ho cambiato idea, ma il candidato che prima aveva vinto non ha cambiato la sua posizione relativa rispetto agli altri, cioè se lo preferivo a B prima, lo preferisco a B anche dopo, bene, viene eletto anche dopo. Anche questa è un po' più complicata di quella di prima, ma se ci pensate è abbastanza ragionevole, perché mi sta dicendo che se io ho spostato l'ordine dei candidati, ma A, cioè se prima A era meglio di B, lo è anche dopo, bene, alla fine A vince ancora, si diceva prima. Vediamo se c'è, per esempio, qualche scelta sociale che soddisfa il criterio di Pareto e la monotonicità. Vi faccio un esempio abbastanza semplice, forse. Eccolo qua. Allora, intanto scegliamo un elettore. E gli avevo un nome di fantasia, chiamiamo Andrea. Vi propongo questo sistema elettorale, prendiamo tutti gli elettori e gli chiediamo la lista, poi la prendiamo, questa lista, dopodiché buttiamo via tutto e prendiamo la lista di Andrea, e questa è la scelta sociale. Ok? Non è una cosa molto democratica, mi sembra, perché facciamo credere a tutti quanti di avere voce in capitolo, poi tutte le liste che ci vengono date le buttiamo via e manteniamo soltanto quella di Andrea. Allora, questo, per quanto sia un sistema elettorale poco interessante, soddisfa il criterio di Pareto e la monotonicità. Perché? Ma allora, se tutti quanti preferiscono il candidato A al candidato B, in particolare questo elettore che abbiamo scelto, Andrea, preferisce A a B. E quindi, nella scelta sociale, A vince su B. E quindi il criterio di Pareto è soddisfatto. E anche la monotonicità è soddisfatta, perché
se Andrea ha cambiato idea, lo stesso ha cambiato idea in che modo? Se A lo preferiva a B prima, lo preferisce anche dopo, e quindi A continua a vincere. Allora, questo è un esempio di scelta sociale che soddisfa queste due condizioni e che ha pure un nome, si chiama dittatura, come potete, insomma, si può intuire, perché Andrea fa quello che vuole. Allora, questo qua ci dice perlomeno che c'è una scelta sociale che soddisfa quelle due condizioni, perché se mettiamo assieme due condizioni che non hanno modo di essere soddisfatte, è inutile che cerchiamo. La cosa fastidiosa però è questa, questo teorema del 1977, che dice questo, che è abbastanza scoraggiante: se avete almeno tre candidati, qua torna il numero 3, e avete una scelta sociale che soddisfa Pareto ed è monotona e vi dà un vincitore, non c'è verso, è una dittatura. Potete arrovellarvi quanto volete per trovare una scelta sociale strampalata, ma se soddisfa quelle due condizioni e è in grado di gestire almeno tre candidati, è una dittatura. Questo è soltanto un esempio di tanti teoremi di questo genere. Di solito in quest'area cosa succede? Mettete assieme un po' di proprietà, come si dice, che sperate ci sia una scelta sociale, e dimostrate un teorema che dice: se c'è una scelta sociale fatta così, è una dittatura. Il teorema più famoso è questo teorema di Arrow, che dice una cosa simile a questa, per cui Arrow prese il Nobel al suo tempo. Bene, è una cosa davvero così scoraggiante, perché sembrerebbe dirci che se vogliamo costruire una scelta sociale che abbia il minimo sindacale delle proprietà, l'unico modo è trovarsi un dittatore. Ma in realtà le cose non sono proprio così. Prima, quando abbiamo visto queste due proprietà, Pareto e monotonicità, ho detto che monotonicità sembra qualcosa di ragionevole, ma non lo è. La maggioranza, che è il sistema elettorale a cui siamo maggiormente abituati, non è un sistema elettorale monotonico. Ecco qui l'esempio. Allora, vedete, in questa maniera A vince, parliamo di maggioranza, perché ha 34 persone che lo votano, e adesso cambiamo lievemente le preferenze, però le cambiamo in modo che non cambino le preferenze relative ad A. E facciamo vedere, allora, se la scelta sociale fosse monotona, A dovrebbe rimanere il vincitore, invece non lo sarà. E quello che facciamo è cambiare pochissimo. Passiamo due elettori dalla seconda colonna alla terza. Cos'è successo? Quelli della seconda colonna piazzano A in fondo. A non gli piace proprio. E quindi, vedete, A non era preferito, cioè tra C ed A preferivano C, e anche dopo lo preferiscono. Semplicemente hanno spostato C un po' più in alto. E tra A e B preferivano B ad A, e anche dopo lo preferiscono. Tanto che hanno cambiato, hanno messo B un po' più in basso. Se la scelta sociale, la maggioranza, fosse monotona, questa nuova distribuzione di preferenze dovrebbe darci A come vincitore, e invece ci dà C, perché adesso C prende 35 voti, esattamente uno in più di A. Allora, ci siamo salvati in corne, quella cosa che ci sembrava tanto naturale, essere monotono, non è poi così naturale. E lo stesso succede con altre richieste che facciamo alle scelte sociali. Andando a fondo ci si accorge che sì, le uniche scelte sociali che soddisfano quelle condizioni sono sostanzialmente la dittatura. Ma quelle condizioni non sono così naturali come sembra. Forse Pareto lo è, ma le altre sono discutibili. Ok, allora, fino adesso abbiamo visto tutto questi problemi che saltano fuori quando abbiamo da maneggiare elezioni che hanno almeno tre candidati. E a questo punto però uno potrebbe dire: vabbè, però almeno le elezioni con due candidati, quelle là, sono salve. In realtà no, ma i problemi che saltano fuori sono di natura completamente diversa.
Bisogna dire che qui in Italia, dal punto di vista politico, non siamo molto presi da questa questione, mentre in altri posti, tipicamente gli Stati Uniti, dove il sistema politico nazionale è nella sostanza bipolare, democratici e repubblicani, il problema di gestire elezioni con due candidati, due partiti, è un problema abbastanza rilevante. Cos'è che va male in queste situazioni? Beh, c'è addirittura un nome per questo, ed è questo qui, gerrymander. Il problema delle elezioni con due partiti, diciamo, nasce da questa pratica del gerrymandering. Cosa nasce? Intanto il nome è un nome di due pezzi, Jerry, Salamander. Vediamo chi sono. Questo è Jerry, governatore del Massachusetts in quel periodo, e invece Salamander nasce da questa vignetta. Ora spieghiamo un po' che cos'è. È una specie di tipo salamandra, ma insomma, in qualche rettile. E quello che vedete è un disegno dei distretti elettorali di Boston. Qual era successo? Il governatore Edith Gerry aveva a un certo punto ridisegnato i distretti elettorali. Sapete come funzionano le elezioni? Il territorio viene diviso in distretti elettorali, in ogni distretto si fronteggiano i due partiti, chi prende la maggioranza in quel distretto prende il distretto e quindi, che ne so, un seggio o qualcosa di questo genere. Quindi la cosa importante è vincere la maggioranza in quel distretto. Allora, cosa è stato fatto? Erano stati ridisegnati questi distretti in modo da favorire il suo partito, credo fosse un repubblicano, non sono sicuro. E questo appunto aveva causato un certo malumore, su alcuni giornali erano venute fuori delle altre sulla questione. E questa è una vignetta che così approfittava della strana foggia dei nuovi distretti elettorali per fare il suo movimento. Vediamo un po' di chi si sta parlando. Facciamo un esempio facile. Prendiamo questa griglia. Abbiamo 50 quadratini, rossi e blu, 40% rossi, 60% blu. Se facciamo un'elezione, cerchiamo di eleggere qualcuno del partito rosso o del partito blu, andando a maggioranza i rossi prendono appunto il 40% e il blu il 60%. Quello che faremo sarà prendere questa griglia e dividerla in 5 distretti. E quindi in ogni distretto si fronteggeranno questi due partiti. Se dividiamo in 5 distretti, ci aspettiamo che in due vincano i rossi e in tre i blu, se vengono mantenute queste proporzioni. Ma per esempio, scusate la cattiva qualità, se dividiamo i distretti in questa maniera, succede quello che immaginavamo. Sono distretti dove addirittura c'è una maggioranza bulgara, i primi due sono tutti rossi, vincono i rossi, negli ultimi tre i blu. E quindi si mantiene quello che avevamo immaginato, due seggi ai rossi, tre ai blu. Ma non è l'unico modo per dividere. Dividiamo così. Abbiamo cinque distretti. Questa volta le cose cambiano totalmente, perché in ogni distretto, sono 10 quadratini, in ogni distretto ci sono 6 quadratini blu e 4 rossi, e quindi in ogni distretto vincono, un poco, ma vincono, i blu. Allora su 5 seggi, 5 vanno ai blu e 0 ai rossi. Però possiamo pensare anche a un'altra cosa, facciamo questa strana divisione serpentina e si ribaltano. Mentre dovevano in teoria vincere due seggi rossi e tre i blu, fa il contrario, tre i rossi e due i blu. Questo è un esempio di gerrymandering. Gerrymandering è il ridisegnare in maniera partitica i collegi elettorali. Come avete visto, già in questo caso semplice, se noi ridisegniamo i collegi in modo diverso, passiamo dalla proporzione di seggi aspettata, 2 e 3, a una estrema, 5 e 0, a una invertita. Meglio di questa non si può fare. Quello che abbiamo osservato è un processo che si chiama packing e cracking, e potete capire cosa c'è dietro.
se volete, se avete pochi voti i rossi e volete vincere molti collegi, cosa fate? Disegnate dei collegi dove ci sono abbastanza rossi e pochi blu e li vincete, e poi quello che rimane lo date ai blu. Oppure nell'altro modo, se siete blu e disegnate voi collegi e volete fare tabula rasa, bene, prendete, come nel secondo caso, i collegi e in ognuno di questi mettete gli elettori in modo che i blu siano un pochino di più, tanto ne basta uno in più per vincere. E questa è una cosa che specialmente adesso si può fare, perché adesso abbiamo a disposizione un sacco di dati. Allora, se sappiamo come sono distribuiti gli elettori, lo sappiamo più o meno, ridisegnare i collegi è piuttosto semplice. Vediamo un po' di bestiario. Tutto quello che vedete arriva dagli Stati Uniti, perché come dicevo, lì questa cosa è estremamente sentita ed è un grosso problema. Farò vedere alcuni collegi elettorali e guardandoli uno dice: ma come diavolo è venuto in mente di disegnarli così? Questo è il distretto 5 della Florida, come vedete è molto allungato. Tutto intorno c'è la Florida, non è che sia nel nulla. C'è addirittura quel filino di cima. Ci sono collegi elettorali che si possono dividere in due levando una casa, per esempio. Ce n'è uno a Boston, così. Quest'altro, che ha anche un nome, credo, da amanti delle religiose, distretto 3 del Maryland, anche questo è piuttosto singolare. Il 12 è North Carolina, e poi ce n'è un altro paio che mi piacciono molto. Uno è questo distretto 35 del Texas, che ha un nome, Side Elephant. Se lo guardate bene, è un elefante a testa in giù. In cima c'è l'elefante, c'è la proboscide, e quello che mi piace di più invece è questo, il distretto 7 della Pennsylvania, che ha questo nome Goofy King Donald Duck, cioè il libro che prende a calci il paperino. Se lo guardate con un po' di fantasia, da questa parte c'è Pippo e sta dando un calcio. Allora, guardando questi distretti elettorali, alcuni hanno delle motivazioni, non sono del tutto disegnati malamente. Però ci si chiede, oppure si può avere il sospetto che siano stati disegnati con un secondo fine. Per un distretto elettorale, insomma, si pensa a qualcosa di abbastanza compatto. Qui abbiamo distretti filiformi, cose davvero strane. Bene, questo è quello che si diceva prima. Disegnare questi distretti adesso è abbastanza facile. Negli Stati Uniti questi distretti vengono ridisegnati con una certa frequenza. Allora, l'ultimo caso, è uno dei più indicati, perché le corti americane sono piene di queste cause, cioè, si fa causa dicendo questi distretti sono stati disegnati in maniera maliziosa, cioè per favorire una parte. Uno di quelli interessanti che vedremo dopo è questo caso del Wisconsin. Nel 2011 il governatore repubblicano ridisegna i distretti elettorali, sono le elezioni l'anno dopo, e nell'Assemblea di Stato, che ha 99 seggi, i repubblicani ne prendono 60. Il Wisconsin è uno stato, a quanto pare, repubblicano, ma 60 è una percentuale di seggi estremamente grande. Tant'è vero che è stata intentata una causa su questo, ma alla fine, contando i voti, guardando la maggioranza, i democratici hanno la maggioranza. Quindi quello che è successo, probabilmente, è quello che si diceva prima, e cioè questa maggioranza è stata distribuita nei collegi in modo da creare alcuni collegi quasi totalmente democratici, dove hanno vinto, e i democratici che rimanevano sono stati sparsi nei collegi rimanenti, dove hanno vinto. La causa intentata è questa, Whitford contro Nicol, e nel 2016 c'è il pronunciamento di una corte federale. Per la prima volta una corte si pronuncia.
quasi tutti i casi c'era un pronunciamento del tipo sì, si capisce che questi distretti sono stati disegnati in maniera maliziosa, ma non abbiamo strumenti per dimostrarlo. Bene, questi strumenti iniziano a esserci, sono strumenti sostanzialmente matematici. Ve ne farò vedere alcuni, ce ne sono molti. Chi lavora in questo settore, che è un settore che è in grande crescita, negli Stati Uniti soprattutto, dice subito una cosa, e cioè che non c'è un metodo che ci dice che un distretto è stato disegnato in maniera di parte. Però quando inizio ad avere 3-4 indicatori che mi dicono che c'è qualcosa che non va, allora si può iniziare a avere quasi una prova. Anche in questo caso è stato usato per la prima volta questo strumento, un strumento matematico che in realtà è molto semplice, si chiama efficiency gap. È un parametro che dovrebbe dirci più o meno quanti sono i buchi sprecati. La cosa divertente per il matematico è leggere, ho letto un articolo insomma, dove spiegavano una specie di manuale di istruzioni dell'efficiency gap, dove spiegavano come va calcolato, e sembrava di leggere i libri di matematica del 500, dove non c'era la notazione algebrica che usiamo adesso e ti dicono, ti spiegano a parole come fanno le cose. Ma in termini algebrici funziona così, abbiamo due candidati, A e B, e facciamo un esempio, un collegio con 100 elettori. Allora, sappiamo che in questo collegio vince il candidato A, per vincere quanti voti gli bastano? Se gli elettori sono 100, gliene bastano 51. Allora, ogni voto oltre il 51esimo viene contato per A come un voto sprecato. E allo stesso modo, ogni voto per il candidato che perde viene contato come sprecato. Allora, questo efficiency gap, scritto in questa maniera, è secondo A il numero di voti sprecati di A, che possono essere quindi voti oltre quelli che gli sono serviti per vincere, oppure voti che gli sono stati dati senza che lui abbia vinto. Stessa roba per B, poi si fa la differenza e si divide per i voti totali. Allora, se la distribuzione, se le cose sono fatte in maniera abbastanza equa, ci immaginiamo che i due candidati debbano più o meno perdere lo stesso numero di voti, e quindi questo efficiency gap dovrebbe essere vicino allo zero. Quando è molto distante dallo zero, qua varia tra meno 0,5 e più 0,5, quando è molto distante non è un segnale che le cose sono state fatte male, però un sospetto ci viene. Allora, vediamo un po' cosa succede negli esempi che abbiamo fatto prima. Per esempio, qui l'efficiency gap, vedete, è molto basso, 0,08 comunque. Perché? Ma perché nei primi collegi nessun voto è stato sprecato, e lo stesso quindi qui, tant'è vero che questa votazione riflette la percentuale che avevamo immaginato, 40 e 60. Qui invece le cose vanno piuttosto male, 0,4 è un valore estremamente alto, è quasi 0,5. Infatti in questa situazione cosa succedeva? Che i rossi non perdevano nessun seggio pur avendo il 40% dei voti. Perché? Perché sono stati piazzati 4 in ogni collegio, in modo che tutti i voti che venivano assegnati ai rossi erano sprecati, mentre i blu per ogni collegio ne sprecano uno. Qui ancora l'efficiency gap è abbastanza alto. E infatti anche qua vedete l'esito della votazione è piuttosto strano. Vincono più seggi i rossi che hanno meno voti. Come dicevo, non è che basti soltanto questo. Servono strumenti anche più sofisticati. Una cosa che abbiamo visto prima, quando abbiamo visto un po' di quelle bestie, delle fante a rovescio e cose simili, una cosa che forse ci colpisce è che questi distretti hanno delle forme estremamente singolari. In alcuni casi ci sono dei motivi, ma non sempre. Allora, un altro parametro che ci spiega un po' come vanno le cose è salta fuori da un
teorema molto profondo in geometria, che è il teorema di Stato. Se voi avete una curva chiusa in un piano, viene calcolato il perimetro e l'area racchiusa, c'è cioè questa che si chiama la disuguaglianza isoperimetrica, 4 volte pi greco per l'area della superficie racchiusa dalla curva, diviso il quadrato di pi, il perimetro, e mi dà uguale a 1. Questo è un teorema estremamente importante, e tra l'altro l'uguaglianza ce l'abbiamo in un solo caso, e cioè quando la curva che state studiando è una circonferenza. In quel caso il quoziente vale 1, se potete calcolare, in tutti gli altri casi è strettamente minore uguale a 1. Chiamiamo indice di compattezza questo quoziente 100, giusto per avere un, invece che avere frazioni, per avere un numero tra 1 e 100. Vediamo un po' cosa succede per il cerchio e 100. 100 è la figura più compatta. L'indice di compattezza vi dice quanto questa figura assomiglia a un cerchio, quanto è in certi versi compatto. Il quadrato 78 e 53, il rettangolo 10 per 1 25,9, pentagono 86, e credo sia di immaginare che più, se prendete dei poligoni regolari, quando aumentate il numero di lati, questo indice tende a 1. Vediamo il nostro esempio. Nel primo caso l'indice di compattezza è 25,9, abbastanza poco. Tant'è vero che questi collegi sono delle strisce, sono poco compatti, assomigliano così moralmente quegli strani collegi che abbiamo visto all'inizio. Nel secondo caso invece un po' più alto, questi rettangoli si avvicinano un po' di più al quadrato, però vedete l'indice è un po' più alto, ma sappiamo che questa è una distribuzione di collegi probabilmente fatta ad arte, perché nel secondo caso i rossi non prendevano neanche un sesto. Nell'ultimo caso abbiamo, a seconda del collegio che stiamo guardando, degli indici differenti. Allora, abbiamo l'efficiency gap, ci dice qualcosa, poi guardiamo l'indice di compattezza e ci sono altri indici che vanno confrontati, e una volta che uno ha queste metriche di gerrymandering, si può fare un'idea. Ma c'è un'altra cosa che si sta iniziando a studiare adesso, che è estremamente interessante e usa un tipo di matematica completamente diversa, quella delle catene di Markov e delle passeggiate casuali. Una passeggiata casuale che cos'è? Pensate a un matematico ubriaco che esce dal bar e poi inizia a girare per la città. Ad ogni incrocio si parano davanti delle strade e casualmente sceglie una di queste strade. Ah, questa è specie di passeggiata casuale, sono cose studiate che servono, come vedremo tra un po', i matematici sanno molto. Per esempio, si sa che se fate una passeggiata casuale su una griglia quadrata, tipo siete a Torino, e quindi a ogni incrocio avete 4 vie, e scegliete una via a caso, la probabilità di tornare al punto di partenza è 1. Se invece, come diceva una collega, vi muovete in una griglia cubica, quindi nello spazio, pensate a un uccello che vola con questa stessa cosa, la probabilità di tornare al punto di partenza è 0. Sa molto, e come entrano le catene di Markov e le passeggiate casuali in questa cosa? Pensiamo a questa situazione. Prendiamo un collegio elettorale, anzi, un'area che vogliamo dividere in collegi elettorali. 4 sono questi disegnati. Ognuno dei nodi è un seggio, per esempio. O sono stati raggruppati in questa maniera, con vari colori, in modo, per esempio, che gli elettori in ogni collegio siano più o meno lo stesso. Questa qua è una possibilità. Se noi volessimo variare, cosa possiamo fare? Possiamo per esempio prendere un seggio da un collegio e spostarlo in un altro, però per far tornare le cose dobbiamo fare un altro piccolo cambiamento, poi bisognerà fare in modo che facendo questi cambiamenti i seggi non si disconnettano, rimangano blocchi fisici. Allora l'idea è questa:
fare una specie di, matematici lo chiamano grafo, pensate a dei punti connessi dalle archi. I punti cosa sono? Sono delle possibili distribuzioni di seggi, possibili collegi, e colleghiamo due di questi con un arco se si passa dall'uno all'altro con una, diciamo, una variazione semplice. Qui non è proprio così, ma pensate a qualcosa del tipo scambiare, che ne so, prendere un seggio da una parte e portarlo nell'altra, così. Allora, per vedere se una certa distribuzione di collegi è stata è una qualcosa di tipo estremo, fatta apposta, uno cosa potrebbe fare? Prende tutti i collegi, tutte le possibilità, e poi calcola gli esiti delle elezioni, e se vede che quelle elezioni, per esempio le elezioni del Wisconsin, sono dei casi estremi, allora quello è un segnale di gerrymandering. Il problema qual è? Che fare questa prova non basta, anche avendo a disposizione un supercomputer, non basterebbe le case dell'universo, perché anche in casi semplici, i casi da esaminare sono una mille. Allora, come si può trovare un campione statisticamente significativo, cioè qualcosa che ci dica davvero come vanno le cose in generale, senza fare tutte le prove? Qui ci aiuta la teoria delle catene di Mann. Pensate a questo, puntate su uno di questi pallini, dopodiché a caso scambiate un seggio, fate una di queste variazioni, e vi muovete su questa nuova configurazione, e così via, lo fate per un po' di tempo. Quello che sappiamo è che c'è un parametro che si chiama mixing time, che in certi casi si riesce a calcolare. Conoscendo questo parametro si riesce a vedere che questa specie di passeggiata casuale, noi siamo su uno di questi punti e poi ci muoviamo casualmente su un altro, questa sorta di passeggiata casuale, dopo un certo numero di passi non troppo elevato, ci dà oggetti dal punto di vista statistico significativi. Cioè siamo sicuri che dopo un certo numero di passi non elevato cadiamo su oggetti, potremmo dire, casuali. Quindi su quelli possiamo vedere cosa succede. Facendo una cosa di questo genere, per esempio, si sono analizzate le famose elezioni del Wisconsin e sono state fatte 19.184 prove e l'esito di queste... Questo dramma cosa ci dice? Vedete dove c'è il picco? Sotto 55. Quello è il numero di volte che la distribuzione che è stata testata ci dà 55 seggi per i repubblicani, che è la cosa che accade più spesso. 60 è quella indicata da WI, cioè l'esito, vedete, è una cosa residuale. Quindi, dal punto di vista statistico, le elezioni del Wisconsin del 2012 hanno dato un esito che sta nella coda di questa graziana, quindi una cosa estremamente improbabile, che vuol dire, o perlomeno ci indica, che la distribuzione di seggi che è stata usata, la distribuzione dei distretti, è una cosa estremamente particolare. Le distribuzioni di seggi distretti che danno quell'esito, come vedete, sono una percentuale infima su quello che è stato fatto. Quindi questo è un altro strumento matematico che può aiutare. Una delle persone che sta portando con grande forza avanti queste cose, questa matematica della Tufts University, è molto brava, e se avete voglia, vi interessa la cosa, io vi consiglio di cercare in rete, sono delle sue conferenze molto belle, sono in inglese, ma tutti quanti pensano state studiando, sono molto belle e spiega molto bene i problemi che ci sono dietro a queste cose e come si sta lavorando per risolvere. Lei è una matematica che arriva da questioni abbastanza diverse, studiava perlomeno quindi di topologia e geometria in strani ambienti. Vabbè, allora, abbiamo visto brevemente tutti questi problemi, sembra che le elezioni in qualsiasi parte le guardiamo, qualche problema c'è
lo danno. C'è però un ultimo suggerimento che possiamo dare, e cioè il metodo ateniese, che ad Atene funzionava molto bene ed è il sorteggio. E questo potrebbe andare bene in bene. Allora, questo è tutto. Domande sulla presentazione o anche curiosità per il corso di laurea, se qualcuno è interessato. Avete qualche idea su come e quando andate a votare i vostri voti possono diventare importanti in questo gioco? Valutazioni, nessuna curiosità? Direi no, la fame inizia a fare effetto. Allora ringraziamo ancora e